Bentrovati ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Già sto avanti col pensiero. Vi ricordo che questo è il bar del calcio, come di consueto in descrizione trovate tutto quello che vi serve, ok, di cui avete appunto bisogno per addentrarvi ancora di più in quello che è il nostro progetto. Allora ragazzi, ieri sera ho avuto modo di farmi una piacevole chiacchierata con un mio amico giornalista, molto bella, uno scambio di idee pure prolungato, dove chiaramente lui aveva la sua lettura essendo più addentrato nella situazione Lazio e quant'altro. Ma questo mio contenuto nasce da una giusta riflessione che questo mio amico ha fatto e mi ha detto: Manuel, lo sai qual è il problema della Lazio? Un paradosso, ma in realtà ora vi spiegherò nel corso di questo video che paradosso non è. Che la Lazio non è in crisi. Questo è il vero problema della Lazio. E in qualche modo mi vado io poi anche a riagganciare alle parole di Sarri del pre-partita appunto di Atletico Madrid-Lazio, dove praticamente Sarri, in maniera molto piccata, col chiaro intento di andare a menare proprio la classe dei giornalisti, ma secondo me anche di dare una scossa alla squadra, anche se poi gli effetti in realtà, diciamocela tutta, ragazzi, gli effetti sono stati molto molto relativi. Sarri questo voleva dire: ragazzi, veniamo da 3 vittorie nelle ultime 4 partite, 3 vittorie in pareggio, e qua si respira un'aria negativa come se fossimo in crisi piena, quando invece magari dall'altra parte del Tevere, questo è vero, si enfatizza ogni minima cosa. Al posto nostro si parlava di grande Roma in serie positiva, cioè ecco, siamo obiettivi, è vero, è vera sta cosa, ragazzi. Ecco, ma il grande paradosso che è al centro di questo video è proprio il fatto che la Lazio, purtroppo, attenti ad interpretare quello che vi sto per dire, purtroppo non è in crisi. E già, ragazzi, perché se la Lazio fosse stata in crisi, almeno c'era una motivazione forte, almeno c'era un momento in cui focalizzavi il problema della squadra. La Lazio è in crisi, ok, ma c'è un però. Che la crisi prima o poi finisce, la crisi passa. Tu in questo modo poi rivedi la tua squadra, quella che ha sempre giocato in un determinato motivo, in un determinato modo, con un suo trend di rendimento. Qua invece c'è un piattume generale. Ecco perché vado a dire: purtroppo la Lazio non è in crisi. Purtroppo la Lazio non è in crisi. Ecco perché vado a dire questo. Almeno avevi un'aspettativa di conclusione del momento difficile, perché la crisi prima o poi la passavi. Ragazzi, la Lazio è così da inizio anno. È così da inizio anno, ha giocato oltre 20 partite ufficiali già. E la Lazio è questa. Allora, abbiamo noi tifosi una percezione diversa della squadra? Io continuo a dire una cosa, amici miei, e vi giuro, quando mi confronto con i miei amici della Roma, soprattutto, loro si fanno una risata perché dicono: Manno, stai fuori proprio dai canoni, non sei lucido nel dire questo. Ma io continuo a dire che, pronti, partenza via, rose alla mano, la Lazio ha una rosa qualitativamente e numericamente per lottare, quindi non ho detto che ci va, per lottare per un piazzamento in Champions. Ragazzi, io, per me la rosa della Lazio non è inferiore a quella della Roma, non è inferiore a quella dell'Atalanta, non lo è assolutamente rispetto a quella dell'Inter, scusatemi, della Fiorentina. Ragazzi, il Napoli è più umano rispetto all'anno scorso. Ho già citato 4 squadre con le quali
te la puoi andare a giocare, e se te la giochi con altre quattro squadre vuol dire che di conseguenza hai la possibilità e il diritto di arrogarti il ruolo di colui che se la va a giocare per un piazzamento in Champions. Su questo credo che Pacifico siamo d'accordo, no? Poi c'è sta Milan, Inter e Juve, fatico un po' a metterci il Milan dentro, ma tendenzialmente ce lo voglio mettere, che sono di un altro pianeta e vanno per cavoli loro, ok? Ecco, questo è il discorso. Il male di questa stagione, la cosa brutta di questa stagione, sta proprio qui. Non si vede una via d'uscita. Non c'è sta, non si vede. La Lazio, dicevo ieri mattina, la Lazio è questa, cioè per la serie quest'anno abbiamo sesta Lazio. Raga, poi mi vado a montare il video della live reaction e lo sfogo di mio figlio mi riporta bruscamente alla realtà, perché poi spesso mi capita di addentrarmi in delle riflessioni e delle volte magari mi stacco pure un po' dalla realtà, ci può stare, eh? Poi vedo mio figlio che mi fa una tenerezza, Fabrizietto, e dice: no, non mi state a dire che la Lazio è questa, che dobbiamo vedere sta Lazio per tutto l'anno perché io non ce la faccio, è uno strazio. Ragazzi, è porca mignotta, c'ha ragione ragazzi miei, cioè questo è un piattume dove ogni domenica ti aspetti sempre qualche cosa di nuovo, una reazione, e poi vai a vedere che l'approccio della squadra alle partite è sempre lo stesso. Sono 4 mesi che parliamo di approcci sbagliati ad inizio partita, a inizio secondo tempo. 4 mesi che vediamo sempre le stesse cose. E poi, ragazzi miei, perdonatemi, io non vedo mordente in questa squadra. Questa è una squadra che non ha, la vedo spenta, non ha grinta. È possibile che, guarda caso, solo uno, guarda caso, nuovo arrivato, non è coinvolto in tutta sta caciarata? Perché poi alla fine in mezzo ci ha cascato pure Luis Alberto, perché Luis Alberto ha giocato bene le prime 10 partite e poi è sparito, ragazzi, andiamocela a dire tutta, Luis Alberto sparito, caduto nella depressione totale in mezzo all'altri. Questo non è, insieme all'altri, questo non è un giocatore che può fare il leader di una squadra, non ha il carattere per fare il leader, ragazzi, non ce l'ha proprio. Quindi questo mettiamocelo in pace, è una cosa ormai definitiva questa qui. Ragazzi, e questo è il discorso. E mentre parlo con voi, perché poi fa male andare ad affrontare questo argomento, perché? Perché tu riacutizzi il dolore, no? Porca miseria, non c'è una cura, non ci sta niente che te l'allevia. Non ci sta niente. Ragazzi, così è dura. Così è dura, ragazzi. Vi dico la verità, è dura. Mo domani sera ci aspetta sta partita tremenda contro la squadra che, ve lo ribadisco ancora una volta, secondo me è la più in forma e la più forte d'Europa in questo preciso momento. Raga, è dura. Diamocela a giocare, aggrappiamoci alla cabala, aggrappiamoci agli ultimi due match casalinghi contro l'Inter, dove la Lazio ha vinto con prestazioni clamorose. Aggrappiamoci a questo, speriamo bene, perché altrimenti non fossi tifoso della Lazio, nemmeno me la vedrei la partita, per farvi capire, no? Quindi il problema della Lazio, e ci ha avuto ragione sto mio amico ieri, è proprio quello che non è in crisi. Questa è la normalità della Lazio. Dopo 4 mesi credo si possa affermare questa cosa qui. Questa è la normalità della Lazio. Poi penso a Fabrizietto, come ho detto poco fa. È dura arrivare a fine stagione così, raga. È dura, dura, ragazzi. Davvero dura. Io nella mia riflessione sto provando a ridimensionare la Lazio per cercare di fare analisi diverse in merito pure alle aspettative delle gare che andiamo ad affrontare. Però non ve nascondo che è dura, dura, ragazzi. Sto in difficoltà, devo dire la sincera verità. Ciao, vi mando un abbraccio. Ciao a tutti.